Sto discutendo oggi gioco con Alchemy Stars, che è un nuovo gioco che è quasi una settimana che è uscito e che mi sta piacendo un sacco, che è molto strategico, molto quello bello, mi piace un sacco per quello anche. Vediamo anche, vedete, cioè, che posso mettere anche l'immagine della home in, diciamo, in 3D, vedete che si muove anche il personaggio, perché c'ho la, con la webcam, ci sono sopra, lo so, vedete, c'è la forma immagine del personaggio che è ferma, io metto in 3D. Ciò che si muove e posso anche vedere anche cambiare perché ho già fatto una pullata da solo per capire leggermente come funziona. È quello che vedete, ho alcuni personaggi come esempio questo qua, il mio preferito Nice, mamma mia, qua vi faccio vedere adesso quante cazzo è figo che lui col sangue. Io, a me piace un sacco quei personaggi che usano anche il sangue, guardate quante cazzo è figo. Come graficamente, quanto è cazzo è figo quel mostro che si. Mamma santa. È quello che mi sta piacendo un sacco più tanto. Ho giocato anche prima di questo il gioco nuovo di Mario Academy. È bello, peccato ha un po' di pecche come il farming. Perché fai. Diciamo, in questo gioco almeno se farmi la storia ti fammi anche le gemme. A quel punto non è. Per adesso non è un gioco. C'è un PvP e più PvE cose varie. Per adesso non c'è adesso il PvP. Mi pare, dove sono arrivato adesso io come storia, come dove sono sbloccato io. Poi adesso dopo più avanti si sblocca c'è anche la modalità PvP. Adesso non lo so, ma non, penso non c'è. Di là io Mario Academy ci ho giocato. Il problema di quel gioco è il farming della storia che ti farma i materiali ma non le gemme. Diciamo le monete per scambiare. Per avere i ticket a quel punto. E il problema è che per prendere le monete per scambiare i ticket o le shoppi o se no avere il PvP a quel punto. Sì, è molto bello Mario Academy, non dico di no, che ve lo consiglio anche se volete giocare. Peccato il problema è molto concentrato sulle monete. Perché senza monete non potete scambiare i ticket a quel punto. O le shoppi o se no dovete fare. Un team un po' forte a quel punto. Più dovete trovare la botta di culo a quel punto. Perché come esempio All Might era uno dei top, uno dei migliori giochi. Dopo è migliori giochi personaggi. Dopo è uscito fuori Endeavor, che quello era in cinese, era appena uscito in cinese, era strarotto, l'abbiamo diciamo debuffato con i danni che avete varie. È quello. E qua è un piccolo riassunto su Mario Kart con nuove. E se è bello, peccato ha un po' di pecche, un po' è quello. Quindi io volevo portare questo qua che è nuovo. Mi piace, è molto bello, che è molto strategico, è molto figo. Ve lo spiego velocemente anche. E facciamo anche un po' di scout. Che vedete che ora come. E anche faccio vedere anche la mia squadra. Diciamo in questo, diciamo, questo gioco abbiamo degli elementi, fuoco. Ghiaccio, diciamo elettro o anche luce, tanto più o meno. E abbiamo anche l'erba, a quel punto quello vede erba. Dopo mi pare che non ci sono altri elementi, perché sono appena questi quattro elementi che faccio vedere anche velocemente. Facciamo anche una partitella che. Ok, vabbè, queste qua sono le missioni per le quest. Ok. Faccio vedere questa partitella che abbiamo, ok, il clean stage che vinciamo, gli HP meno coso per la faccio esempio alcune missioni dove c'è scritto a questo speciale, quelli speciale, ok, quale fare un con 6 attacchi, fare una connessione con i 6 attacchi. Vediamo alcuni, no, forse nell'altro stage. Faccio esempio in quello 6. Qua non c'è scritto Claire 8 T-less onset, che sono i quadratini. Perché vi dico i quadratini? Perché in pratica il gioco si gioca molto strategico. In pratica dovete avere scegliete il capitano. A quel punto il mio capitano, vedete, è il nostro Niles, che è il nostro capitano. Posso cambiarlo, posso mettere il. Beh, no, se mi chiata vice o vis, se no io finisco mettere lui perché mi piace, ma si può anche cambiarlo nella partita. È quello che abbiamo tre possibilità di cambiarlo. A quel punto vi faccio vedere anche velocemente che quando giocate, ok, anche animazioni è molto strafighi, mi piace un sacco. Quel punto questo lo schippo. Vedete il gioco è molto bello, vedete i quadratini, vedete questi quadratini? I quadratini sono molto importante che potete attaccare. Quanti quadratini fate aumenta il. Ok,
Vaffan... Scusate che... Ho un problema con la spina, non si attacca per bene nel telefono, non so perché. I quadratini sono importanti. Io esempio, io se vado sul quadratino verde, vi faccio vedere, facciamo velocemente. Se faccio il quadratino azzurro, perché io lo sposto, vedete, faccio più combo points, aumenta anche leggermente il moltiplicatore di danno, piano piano. Se vado addosso, perché io vedete, io ho 4, ho 3 personaggi elemento acqua. In pratica io attacco col mio capitano e dopo attacco in più con quelli elemento acqua, perché io vado su lì, cioè i quadrati, quelli blu, vedete? Io mi sposto, attacco anche tutti i personaggi di livello acqua, vedete? Dopo alcuni fanno anche la combo speciale, la mossa più potente. È quello. Se io, vedete, ho... Vado sul... no, non riesco, faccio appena con rosso. Vedete, io rosso, c'ho appena sul capitano, attacco solo lui. Perché ho l'unico nel mio team elemento rosso. Se faccio, esempio, ancora elemento verde, che io non ho, diciamo, i personaggi con elemento verde, attacco ancora solo il capitano. Vedete, la combo aumenta anche il raggio di azione della mossa del mio capitano, cose varie. Più combo fate, più danno che fa anche quello. E più la mossa a vedete? Vedete, se io non ho l'elemento, diciamo, verde, ho attacco sul capitano. Quel punto. È molto, vedete. Orca, che cazzo quasi prendo per le. Ora, vedete? Dopo faccio vedere nel lato ci sono i turni per lanciare le mosse supreme. Vedete qua per 2 è automatico. Vedete, c'è il 3. Quando è 3, vedete. Io posso cambiare il capitano, perché vedete, dopo si consuma, diciamo, si consuma, vedete, dopo diventa 2. Così io posso anche switchare subito un'altra volta, perché ogni capitano ha il suo metodo. Come lei, Vis, ha l'arco, ha la mossa che può anche attaccare lontano a quel punto. Perché vedete, dovete guardare bene nei quadrati, quello è molto strategico. Non potete fare un verde e un rosso, dovete puntare su un quadrato di un solo colore. Tanto faccio un altro la maghetta, perché vedete, serve lei per attaccare, fa serve 3 turni e dopo lei usa mossa che mi cura le vite, che sono questo quasi quasi morendo. Oh, ok, almeno posso sopravvivere. La mossa di questo qua che verrà anche in modalità free to play, quel punto, con un po' di missioni. Vedete, fa il cubo, io dovrei, ecco qui, becco tutti che fa danni paura, questa qua. Stan, vedete, stan, madonna, quasi ci ho shottati. Perfetto. Facciamo anche il mio amichetto, il mio vice capitano Nice, Niles, che fa, vedete che bellissimo come mossa suprema, fuck, esce fuori la bocca gigante, dopo c'è anche l'avvelenamento, anche lui, però, top, mi piace un sacco. E abbiamo l'amichetta che usa l'arco, faccio vedere, tac, può, fa, adesso qua, mi pare 5 colpi fa di danno. Il micone, quel uso il ghiaccio, io mi posso, diciamo, scegliere lo spazio, vedete, e lui si fa danno, se c'è il mostro fa anche danno, perché lui può congelare le piastre, ma si può anche spostarsi a quel punto, è molto anche utile avere anche un personaggio questo qua, è molto utile, perché, vedete, se io per caso non ho i quadrati apposta, come nella parte in fondo c'ho giallo, azzurro, così non riesco a fare una combo giusta. Se avete alcuni personaggi che hanno un teletrasporto, quindi potete spostarvi come questo, lui è molto interessante perché lui è molto interessante perché allora, io vorrei tenere ancora qua, essere ancora qua, io perché è giallo è sempre utile. Vedete, lui fa la mossa prima, io in quella zona che dove becco fa danno e becco anche il nemico a quel punto. Peccato, vedete, mi devo spostare, ma in quelle zone più giuste. Allora, ora, faccio, metto lui. Vedete, io se cambio capitano, ogni capitano ha la sua mossa. Lui, questo qua, adesso non mi ricordo più come si chiama, perché appena non mi ricordo i nomi, ha un attacco corto range, a quel punto, diciamo, faccia a faccia, a quel punto è molto vicino. Peccato, fa bei danni, vedete, in più dovete centrare per bene i cubi, tutte le... Diciamo tutti i cubetti di un colore, perché vengono aumentati il danno e la combo e tac. Porca puttana, ci arrivo. Sì, forse sì. Forse sì, ci arrivo. Tac, perfetto. Lui usa mo è molto sì, corto range quello. Non riesco a sopravvivere, che devo aumentare un po' di
Allora, qua mi sono un po' frega. Vedete qua, ho una zona un po' bruttina. Faccio rosso. È quello che io preferisco Nice perché come capitano, vedete, ha un raggio molto più largo, anche come di danno a quel punto. Preferisco più lui. Ta ta ta, azzurro, azzurro, vedete che bella combo che faccio adesso. Ta tac tac. Vabbè, non becco con le. Devo cambiare capitano, facevo bene a cambiare. Vedete lei con l'arco. La maghetta che mi cura a quel punto. Faccio il rosso adesso io. Adesso faccio il rosso che è meno. Cambio il capitano che lui è mezzo un po' inutile perché mi serve gli attacchi un po' più lontani quello. Tac, faccio così, posso anche spostarmi un po' a diagonale, tac, mi faccio la combo più lunga, faccio anche più danno. Tac. Pac, tac. Lui ha il raggio più lungo e faccio anche più danno anche quello in fondo. Allora qua lui qui là devo ammazzarlo, per ammazzarlo faccio la mossa suprema, attacco con il boccone. Ah, madonna che bello, madonna che bellissimo personaggio questo qua. Mi piace un sacco come è fatto anche con la bocca, con la quadrata. Zac. Bello, bello, bello. Questo mi piace un sacco che è molto strategico, è bellissimo a quel punto. Qua non ho preso le 3 stelle perché non ho, devo avere i superiori di 50% di HP. A quel punto è un gioco bellissimo, mi piace un sacco. Vediamo cosa ho sbloccato qua per sapere. L'ho sbagliato, non so cosa si schiaccia. Ok. Qua nella stanza, sì, ok. Ok, posso aumentare che upgrade. Perché non posso anche a quel punto. Che cazzo fai mettere? Non posso neanche upgrade. Ok, qua è research, ok. Una nuova. Questi sono gli eventi, ok, facciamo velocemente questo è l'evento. Mio team, ok, questo qua. Perché devo cambiare un po' a quel punto. A quote, a quel punto. È molto utile avere diversi colori. Perché almeno se per caso vado sul verde, non, cioè, non attacco solo con una sola persona, ma anche diverse persone. Quello. Ok, mi spiega il mostro cosa. Ok, qua mi spiega. Ta 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 tac. Mangiata. L'archetto. Vediamo come mi spiega come sconfiggere il bastardo qua. Ok, 50 fa danno di 50%, ok, di HP. Ah, è uno che mi aiuta. No, aspetta, ho sbagliato. Tac, 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 tac. Allora, dovrei proteggerlo per non subire danni. Ok. Faccio verde, mi cura. Ok, se no si cura lui. Ah, peccato. Ah, non è il danno che dicevo. Posso fare 5 volte i suoi abilità in pratica. Di qua devo andare sul verde per forza. Perché peccato, il verde. Vado indietro. Perché faccio diagonale, diagonale, diagonale. Tac, tac. Meno più prolungo la combo. Faccio meno leggermente più danno. Perché vedete, se non ho un personaggio elemento erba verde, vedete che non faccio grandissimi danni. Questo qua che fa? Eh? Ok, fa la barriera. Perfetto. Quindi sicuro si protegge. Di qua, beh, sono un po' nella merda. Tanto io faccio mossa suprema di Niles. Il boccone, mamma, come me lo magno. L'archetta qua. Papà che ammazza, ammazza, ammazzo. Mi sono ammazzato. Facciamo qua il tuono. Pam, madonna, che danni che fa questa bastarda. Io mi sposto adesso su qua. Meno becco in quella zona i due nemici, poi mi faccio il primo danno, meno mi sposto, meno posso scambiare. Alcune volte è utile avere tre personaggi con stesso elemento, peccato alcune volte è quello. Vediamo un po' il team, ci sono alcuni personaggi che sono proprio sbroccati come ci fosse domani. Tac, tac. Faccio così perché. Ho messo una healer che mi serviva, un personaggio che mi curava.
se facevo la combo più lunga, attivavo anche la mossa della ragazzina con l'elemento giallo qua in pratica. Di qua c'ho dei quadratini di merda, orca puttana, guarda che schifo. Faccio bello, faccio attaccare almeno, vai va, oh, crepa fa tipo. Faccio qua il tuono, vai, bam, madonna puttana. Il boccone, becco tutti e due, me ne mangio, vai, te ne mangi tutti, lo mangio, ah, madonna. L'attack, rapid torrent, adesso non ho letto velocemente. Ok, perfetto, faccio per essere più vicino. Vaffanculo, non l'ho beccato. Tac, combo 2, tac, ok, abbiamo vinto la partita. E non vedete, a me il gioco mi sta piacendo un sacco, molto, quanto prima, strategico, che è molto bello anche per quella cosa qua, a quote. Quei momenti che potrei, diciamo, essere un po' tranquillo, che non deve essere, non devo farmare tantissimo, un gioco che si farma, ma c'ha sua piccolo farming che potrebbe ci stare quello. Non è mai troppo. Di qua si può parlare con gli amichetti. Yes, fanculo. Il banner, vedete che c'ha diversi banner. Abbiamo questi qua a quote. Adesso non so, questi scontati, che di solito vedete costa 300, 3000 di gemme. Questi sono scontati, sicuramente farò queste due pullate che le ho farmate a posto, scusate. Abbiamo lato banner, quello speciale, che quelle, le gemme, quelle azzurre, non so come si trovano, non qua trovate. Le gemme, anche questo qua, non qua trovate, ma questo qua sembra. Diciamo, questi qua, questi due personaggi sono delle bombe. Quello in pratica, io ho visto i trailer di questo personaggio qua, ma fa una paura, che anche una trasformazione anche, e vorrei prenderla, e porca troia. E poi a quel punto, peccato, a 14 giorni, ok, abbiamo 14 giorni per capire, solo che non mi fa ok, ce li ho? Ok, sì, ce li ho, le cose, ok, le ho anche scambiate, va bene. O dopo ci puliamo anche questi qua, perché ce l'ho anche le gemme. Ah no, ok, sprechi le germe. Ok, per prendere. Ok, buono, buono, buono. Pensavo che dovevo. Ok, tanto questo facciamo. Spendiamo 1500 per quello. Ora, se è viola, perché tiriamo. Se tiriamo giù la levetta, se è viola 4 stelle, se le migliori sono 5 stelle, se è oro. È oro. Perfetto, abbiamo un 5 stelle, ce l'abbiamo. Ok, abbiamo. Perché è arancione? Vediamo cos'è quell'arancione. Questo qua c'è anche il team, c'è la Crew Courier, c'è la. Questo qua è l'altra Crew che. Lea, muova anche il personaggio. Una erba, sicura, tanto, tanto meglio così. Abbiamo. Ok, 4 stelle, Anjet, bellissimo. Un coniglio. Sì, un coniglio, bello, bello, mi piace. No, siamo quasi un. Non un coniglio, una puzzola. Lester, 4 stelle. Oh, 5 stelle. Kraken. Norco 2. Beh, ci sta. Lupacchiotto team. Bello. Sti cazzi. No, ghepardo. Le Selucid. Selucid. 3 stelle. Ok, questo doppione. Quindi mi dà anche altre cose. Team degli animali, ancora che okay, mi dà doppione. Solo quello? In pratica, quello arancione, cazzo, era questo qua, era forse a testa, eh. 3 stelle, Ami, che è nuova. Ah, questo qua con 6 stelle, eh. Cazzo, eh. Ah, uno di quei personaggi del ban. Madonna, che figata, che animazione. Aishi. Che è il fuoco. Ok, potrebbe ci stare. Diciamo. Cos'è? Arancione sono 6 stelle, ok. Che arancione non mi è uscito, ok. 5 stelle, ok. Oro e arancione 6 stelle. Tanta, tanta roba, mi piace, buono. Ok, per i copioni. Tanto, abbiamo questi qua che li spendiamo. Li ho sprecati apposta anche. Non sapevo che si poteva sprecare oro. Arancio, ah, no, oro, 5 stelle.
Ok, abbiamo una 5 stelle, buono. Perché non sapevo che si poteva scambiare a quel punto. Adesso lo so, buono sapersi. Quindi potrei farmare un po' e scambiare perché trovo quell'elemento fuoco. La dea che mi piace un sacco. Bu Afina, che è un personaggio che ha dato 3 stelle, non mi interessa. Adesso 4, che potrebbe essere Micenni o Micenni. Ho il team dei. Oh, ok, Niles, buono, che potrei potenziarlo. White Knight, ok, di Ami, che è il team. Ho. Qua, ok, 5 stelle. Odi. Verde, buono, Odi, perché elemento verde. 4 stelle, questo qua ce l'ho già anche. Ansia. Il Cunighetti, ok, il team dei Cunighetti. Questo ce l'ho. Censuo. Rick. Cioè, sembra di là il manga di Chainsaw Man. Ok. C'ho già Kuma e Penguin. Cioè, quei personaggi sono strabelli a quel punto. Buono, qua anche Odi è strabuona. Ok, doppioni così per potenziali. Ok. Questo qua, per esempio, quanto mi serve per. Ok, no, beh, questo qua non mi per essere uno shop, non mi interessa. Devo capire un po'. Più o meno su 1500, perché prima avevo quasi 4000, no, di più. Avevo 4000 qualcosa, 4200, mi sono rimasti 4600. Più o meno sui 2000 passa, cosa del genere, per fare 10 gemme di bastardi qua. Cazzo, che costano. Adesso facciamo questi qua, quelli oro. A me mi. Vedi, questo qua è bellissimo. Questo qua è. Madonna, quante cazzo è figa. A metà, diciamo, cattivo e buona. Luce squita, quanto è bellissimo. Sharona, mamma mia, quanto sei figa. Lo voglio, so, questo. Quanto personaggio qua, lo voglio. Porca puttana. Lo voglio questo personaggio qua. Tanto abbiamo 30 di questi. Speriamo la fortuna che. Oddio, arancione? È un po' difficile capire. Mi pare che sia arancione. No, oro, ok. È difficile capire arancione perché ha il colore simile a quasi oro a quel punto. È un po' difficile. Umity ce l'ho già, che vedete c'è il doppione. Il team dei. Ok, Chainsaw Rick. Ho ancora ansia. Ok, perfetta, che è la potenza non so cosa. Vedete, è un bellissimo gioco. Mi sta piacendo un sacco questo qua. Un gioco bellissimo che mi diverte, mi piace un sacco. Pepi, anche come vedete, design dei personaggi sono strafighi. Nadina, strafiga, mi piace come design, bella. Il team. Ok, Yumu, che ce l'ho già. Ok, muovo 5 stelle. Ok, cazzo, ho ancora Kraken. Fanculo, beh, lo potenzio, sti cazzi, dai. Free Zero, Yona, Zoya, scusate, è molto utile perché è una healer a quel punto, può essere utile. 4 stelle, Tessa, ok. Quanto è figa, anche te. Tessa assomiglia tanto a quella di Raligan, di Accentai Magica Index, quella che fa Larigan, cazzo si chiama, la ragazza che assomiglia leggermente coi capelli. Che i suoi doppioni, doppioni, Tessa. Tanto c'ho altri due. Vai. Dammi. Dai. Dai. Oro ancora? Sembra oro. A quel punto non mi sembra arancione. Ok, oro. Un po' potrebbe essere oro, ma può essere tinto arancione, che è quello che capì. Bellissimo. Cargon. Bellissimo. Ah, che design che ci sono questi personaggi qua. Team degli angeli. Angel ce l'ho già. Ok. 4 stelle, Nadina, che butta via anche la potenzio. Che team è? Ok, la bilancia. Oh, ok, 5 stelle. Cazzo è? Gating. No, carine, bellissime. Ok, Horrigan. Ok, Wendy. Dove? Ok, beh, fai un cazzo. Dove sei? Non lo so, dove? Lea, che è una healer, buttala via. Per dei inizi team ci sta tanto. Ok, Shark. E. Ah, Beck. Non mi sono accorto. È anche l'uccellino cecchino. Twin Core. Afina, ok. Dai, ci sta. Muoio i personaggi. Ok, elemento fulmine o luce. Io subito. Io preferisco dire luce a quel punto. Sono abituato a quello.
Che ci sta, fai rosso luce. Dammi arancione. Oh, arancione, 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 arancione. Oh, mi faccio un fagotto. Dammi Sarara, fa Zarafa, cazzo si chiama quella che ha doppio mi piace quel personaggio per adesso. Illumina. Ok, 5 stelle. Bella questa. Emento fulmine, ok. Nemesis, bellissima. Arancione, già subito? Sari. Mazza che fi. Oh, ghiaccio. Ok, c'è Sariel. Mazza che design, figa. Volevo appena qua là. Mi piace troppo qua là. Mi piace avere personaggi. Quando vedo dei personaggi che hanno metà luce, metà oscurità, è una cosa. Vado pazzo di testa io. Eastrink, cazzo si chiama il team di questa qua? Ok, Urihal, carina, bellissima anche, bellissima. Vedete che vedete, sto smattando come un bambino, come design, come personaggi. Strabelli sono. Bella Liliam, che figa la maid. Con dentro la valigia un polipo e il martellozzo di fulmine. Ma smartellata in faccia a qualcuno. Stack. Umetit. Unimet, scusate, Angels. Orca troia, io volevo qua là, io volevo. Buttala via. Volevo Gabriele, che sembra strafiga, e Sharona, Sharona, mamma mia, Sharona, vorrei farmi un secotto su quel. Bellissimo, vedete che design che hanno. Madonna, che bellissimi sono. Vedete qua, vedete, vi spiega anche cosa ha di effetto, come fa World Skill, vedete c'ha la mossa suprema, ha la Action Skill, vi spiega tutti anche i danni create varie. Bellissimo gioco. Hirodan, bello, carina. Quel Buddha meccanico più o meno, che è lui fulmine. E il spaccio, ok, quello che è il carramato. Io vorrei questa, io vorrei la bastarda qua che è strafiga. Che c'ha anche diciamo l'Awakening, lei, quella elemento fuoco che si chiama la. Non si chiama Vulcan, Uriel. Lei non devo guardare un po' di trailer cosa ha. Karlin, che sembra che lei è figa. Peccato a quel punto. Che botto! Vaffanculo, mo' con la spina di merda. Che cazzolola di merda. Ecco, fanculo. Ah, vabbè, di solito devo cambiare leggermente, perché sennò cambiare un attimo dopo le potenze. Azzo, 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 azzo. Allora, più lui a me piace un sacco perché è sangue. Le cose dei personaggi di sangue le amo come ci fosse domani. Allora, potrei potenziarlo lui, Niles, due break, mi pare. Oh, vedete qua, break, deve avere una copia per sbloccare. Ok, aumenta un po' di cose, ok. Vabbè, con quattro copie lo portate a 4 stelle plus in pratica. So, dovete trovare quattro copie di questo. Anche, diciamo, non è troppo difficile anche trovare i personaggi. Vedete che con quattro personaggi, tac, tac, avete già sbloccato tutto. Così, buttalo via. Ok, dopo c'è anche qua anche gli upgrade, ok, per sbloccare ancora, per avere la, ok, Ascend 0 adesso per level up, ok, per aumentare di livello, ok, perfetto. Quindi aumenta di, dopo diventa livello 30. Vedete anche gli upgrade, cioè i suoi, vedete, esperienza più 50% se quell'elemento. Io qua non posso vedere che cazzo fa. Ok, info. Ok, per adesso c'ho queste mosse che converte 4. Ok, converte 4 quadrati in pratica. Ok, green, che sì, in blu, ok. Così cambia il colore, quindi potrebbe essere utile. Come mossa fa 103% damage per 3 turni. Ok, no. Vabbè, devo capire se è una mossa prima o no. Ah, ok, due shuriken, devo provarle. Però facciamo, farò anche un team apposta dei showcase, metto quelli in modo che ho trovato, quelli più potenti. Posso
so anche l'affinità, vedete che posso aumentare anche l'amicizia, il file del personaggio in pratica. Non ci ho guardato, c'è anche il compleanno. Madonna santa, che cazzo è? Porco due. Ah, con l'amicizia che posso sbloccare anche le... Ah beh, questo qua per loro, ok, a 6 stelle, cioè più facilmente si sbloccano. Ci sta. Vai, sì, si sblocco. Intanto c'ho questi qua, ce li ho, me lo sblocco, affanculo. E devo guardare per bene al massimo, come ho detto prima. Vai. Li ho appena 4, sti cazzi. Quelli gialli sono quelli innaturali, quel punto, si va bene qualsiasi personaggio in pratica quello. Voglio quella verde, madonna, devo farmare un po' di cose. Verde, verde, Odin, eccola qua, bastarda. Quella a 5 stelle, più o meno stessa roba, sì no, cambia, posso avere due all'inizio così gratis, ok. Lei sbutta dentro, sbutta. Ok, la prendo. Abbiamo, ok. Devo un po', quello prima, potenziargli un po' qualcosa, tac, ok. Due potenziali, quelli gialli, 60 quelli naturali, e li porto, sì, bello, arrivo a livello 20, secondo me. E questi qua, devo un po' leggere un po' le mosse, devo anche provarli, perché è più facile capire che provandoli. Upgrade, questo va sempre utile. Che livello? Anche livello 6. Lì anche con 6 stelle. Ma che bellissimo gioco. Anche come ho detto prima, come design, quindi mi sta proprio impazzendo come ci fosse domani. Ok. Ah, se andate in... vabbè, questo qua mi fa dei coli nuovi. Che come mosse è un po', saperlo. Ok, design, provare per capire per bene le mosse. Dopo per forza andare su info in pratica. Per forza. 2D che è ferma, che si muove. Fa un place che è... Ok, fa un place, un ladder che è... Non so dove. Due round che vuoi. Fa un attacco che è... Ah no, si cura. No, fa un recovery del 180% di danno più o meno. Ci sta. Ricordo che è una healer, quindi ci sta, potrebbe ci stare un elemento luce. E dato, vedete, oh, ma porca puttana, la spina di merda, non so perché non mi entro più dentro adesso, non so perché, cazzo. No. Ok, quindi ci fermiamo, vedete che è un Alchemy Stars che mi sta piacendo un sacco, sicuramente porterò ancora qualcosa, un po' di video, questo lo sicuro lo porto perché un gioco molto farmabile. Normalmente non è impegnoso come Mario Academy, perché ci devi proprio bestemmiare sotto, proprio sopra quello. Un gioco bello, interessante, perché è strategico, così ti può anche, cioè, rilassarti un po', non ti devi tirare, cioè, un matto, devo farmare quello, devo uccidere quello, devo sconfiggere quello, come un po' Meliodas, come anche The Side of Sin, devo farmare l'evento e vi sminchiate varie, un po' più calmo, ma ci sta a quel punto. Mi piace il gioco, anche vedete il design. Madonna, quanto sei figo questo qua, madonna. Mi metto qualche personaggio con il sangue o con doppio elemento dark e luce. Madonna, voglio farmi i sigotti. Sul store vedete c'è anche il Mystery, che questo qua si può comprare con le monete, con gli oggetti, vedete, poi prendete gli oggetti, cagate varie, anche quelle da farmare. Vedete, non c'ho più soldi, ok. La Secret Store, che dovete avere questi piastri oro, perché adesso non ce li ho ancora. A quel punto, vedete, tac, c'è alcuni oggetti utili da farmare. Questo qua non ce l'ho. Dopo facciamo redeem, che servono i... Anche questi qua, penso che per trovare quei doppioni in pratica, 200 appena, sì qua. Ma quanto me ne danno, scusa, Quelli oro, madonna, ok, c'è un po' di code di farming con con i personaggi. No, ok, le ho 5, me ne tengo, no, ce l'ho 5, le cambio.
Ah, ok, come vedete posso trasformare in Star Flare o in specie Star Flare, ok. Questo qua è da shop, potrebbe una volta, sai quante ci vuole? Tanto è per due, vedi? Una volta una shoppatina ci stava. Perché devo spendere da 100, perché almeno mi danno 10.000 passa, a quel punto ci sta. Beh, qua i pacchetti, a quel punto, i pacchetti, vedete, non c'ho qua niente, no, ho preso niente, cazzo, che tanto mi interessa, che è un gioco molto, molto farmabile, a quel punto. Quindi ci fermiamo, se lo giocate, giocatelo, perché è una cosa pazzesco. Per adesso non c'ho la gilda, devo sbloccare se c'è una gilda, a quel punto. Se così, giocatelo, perché è una cosa, una bomba, a quel punto. Grazie. Questi qua li, scusate, li uso, faccio, non so perché sto sprecando altro tempo per voi. Peccato la prima volta, che okay, GIF, un po' di tutto, ok, sì. Cose farmabili, materiale. Materiale, il costo non ce l'ho. Ok. No, ok, perfetto. Quindi ci fermiamo, come ho detto prima. Farmerò ancora per pullarci. Non so, adesso guardo. Non so, pullare su. Farò una piccola pullatina. Peccato, il problema è che si consuma tanto gemme. Fanculo ancora. Recruit, qua. Perché voglio provare. Voglio provare. Ok, no, ok, quella, i banner, quelli speciali, ok, sono una volta e basta, ok. Quella del 50%, ok. Pensavo se rimane, diciamo, restavo ancora. Ok, quindi sono. Ok, quindi punterò un po' su. Devo guardare la Uriel, che ha l'Awakening, mi interessa. Devo guardare lei, Carlin, come è fatta. Perché devo capire per bene cosa ha di mosse e cagate varie. Perché non so se c'è lei l'Awakening, sì o no, a quel punto. Quindi è quella, quindi ci devo un po' guardare un po' la The Pales Minerva, ok, l'angelo del vulcano. Io al suo momento l'angelo del vulcano lo punterò, perché è più figa. Dopo anche mi pare che l'ho vista anche come video, fa anche degli raggi quadrati di fuoco, proprio delle ondate di fuoco, è proprio pazzesco. Ho visto il trailer di questo personaggio qua, che fa paura. Quindi ho ancora 15 giorni, così me lo farmo per bene, per prendere questa qua. Per adesso sono sicuro, devo guardare l'altro come è fatto. Quindi ci fermiamo. Se vi è piaciuto il video, lasciate quel like, quella iscritti, iscriviti al prossimo video. Ciao! The difference between what it means to be good when you're trying to be epic. No, you don't gotta believe in me, nothing can stop me, I already said it. I'm taking everything they stole from us. You got your problems, I'm a whole nother. I'm giving people